Se dovessi scegliere il titolo di un libro per la sinistra che governa sia a Brescia che a Roma è come c'è il libro Uomini che odiano le donne, qua sarebbe Politici che odiano gli italiani. Questi si occupano della grande moschea a Milano, di far votare gli immigrati a Brescia, di far partecipare gli immigrati nei concorsi pubblici in Italia e degli italiani se ne fottono, anzi tassano pensioni, casa e risparmio, quindi è la grande truffa. 25 maggio c'è il vaffa. Davide Caparini, la Lega come sempre è in piazza tra la gente. Sì, raccoglie anche tanto entusiasmo, mai come in questo momento abbiamo riscosso il favore della gente sulle nostre iniziative. Basta Euro è uno slogan che è apprezzatissimo, tantissimi vogliono cambiare, ne hanno piene le tasche dell'euro, hanno capito che è stata la più grande fregatura di questo millennio, sono stufi, arci stufi, e vogliono fare un passo diverso verso la libertà, verso l'indipendenza, qualcosa che si respira nell'aria, che noi abbiamo tradotto in un'azione politica molto concreta. Ancora una volta, anche qua a Brescia come a Milano, la cittadinanza si sta un po' pentendo per aver scelto un sindaco di centrosinistra. Ma sai, guarda, il problema è di tanti, il problema è di chi magari si fa affascinare da una buona dialettica, da una buona stampa di cui molto spesso godono i sindaci di centrosinistra, i candidati in generale del centrosinistra, basti pensare a quello che oggi governa il paese, e per poi scontrarsi con la dura, nuda, cruda realtà di persone che nella stragrande maggioranza dei casi vengono dalla politica, hanno solo fatto politica, quindi peccano di concretezza, a volte non sanno neanche di ciò che parlano, e quindi poi quando si tratta di tradurre le promesse in fatti per loro diventa veramente dura, ancora più dura per i cittadini purtroppo. Giornata bresciana oggi per il segretario della Lega Nord, cosa gli avete fatto vedere? Beh, innanzitutto a